Amici followers, un caloroso benvenuto in questo nuovo video dedicato a No Rest for the Wicked, carico di grandi novità. Prima di iniziare vorrei ringraziare ancora una volta tutti voi per il costante supporto che quotidianamente mi fornite attraverso i feedback nei miei video, per cui ancora una volta ragazzi, grazie. Iniziamo dunque dicendo che nel prossimo aggiornamento ci aspettano una serie di miglioramenti, correzioni e funzionalità molto richieste. Esaminiamo quindi in dettaglio tutto ciò che è noto riguardo alla prossima patch, comprese le discussioni all'interno del team di sviluppo e il feedback proveniente dalla community. Ci sono grandi aspettative per una migliore fluidità nel frame rate, un utilizzo ridotto della memoria e una maggiore stabilità su dispositivi meno performanti. Speriamo davvero che questa nuova patch porti anche con sé una funzionalità molto attesa, la possibilità di provare prima di acquistare, ovvero si potrà testare l'efficacia di un'arma senza dover resettare le statistiche, ancora prima di acquistarla. E vista la varietà degli armamenti proposti, beh, questa feature è attesa come il pane. Personalmente sono entusiasta di poterla provare, ma sottolineo anche che al momento, purtroppo, non disponiamo della possibilità di resettare le statistiche, ovvero i respec. Ma ritengo che questa caratteristica sia fondamentale, specialmente in questa fase del gioco. Nel caso in cui non fosse inclusa nella prossima patch, speriamo vivamente che venga integrata nel successivo aggiornamento, poiché rappresenta una scelta estremamente logica e necessaria. Passiamo alla domanda di Brian the Pirate, che chiede se, dopo il rilascio della versione 1.0, il modello di gioco sarà simile ad altri action RPG come Diablo 4, Path of Exile e Last Epoch, quindi con aggiornamenti trimestrali dei contenuti e un servizio live, oppure se seguirà un modello più semplice basato sull'acquisto del gioco, con alcune espansioni e DLC. Ginedy risponde, e ritengo che sia importante sottolineare questo punto, che è davvero troppo presto per parlarne. Questo non è né una risposta negativa né positiva, semplicemente non sanno ancora quale sarà la futura monetizzazione e struttura del gioco. Mi fa capire che le loro idee non sono ancora ben definite, il che suggerisce che desiderano avere un dialogo con la comunità e questo in fin dei conti è una cosa positiva. So che c'è chi apprezza il modello di acquisto del gioco con espansioni e DLC. Personalmente spero che questo gioco possa adottare questo sistema, tuttavia bisogna ammettere che il servizio live, se gestito correttamente, e questo è il grande sé della situazione, può essere sia equo per gli sviluppatori che coinvolgente per i giocatori. Allo stesso tempo c'è da dire anche che si sono riscontrate molte problematiche con i servizi live, quindi potrebbe essere una strada che non si vuole percorrere senza una pianificazione attenta. Veniamo ora alle domande. Mr. BM esprime la sua impazienza per l'incredibile aggiornamento in arrivo, sperando di poter accarezzare alcuni cani e scoprire nuove aree di mappa. Ginedy risponde che avremo ulteriori dettagli su questo, poiché gli sviluppatori continueranno il loro percorso durante l'accesso anticipato, ma conferma che accarezzare i cani è una delle massime priorità per i futuri aggiornamenti. Havoc chiede se ci saranno ulteriori aggiunte di contenuti prima del rilascio finale della 1.0 e Ginedy conferma assolutamente, ribadendo che questo era stato confermato precedentemente al lancio con la loro tabella di marcia. La tabella di marcia o roadmap è intenzionalmente vaga, con solo un paio di elementi chiave per suscitare il nostro interesse. Facendo delle stime basate sul tempo di sviluppo e sulle risorse disponibili, considerando anche ciò che gli sviluppatori hanno dichiarato e ciò che possiamo già vedere nel gioco finora, sembra che la tabella di marcia prevede un aggiornamento ogni trimestre, quindi ogni 3 mesi raggiungeremo un importante traguardo nel multiplayer e poi aggiungeranno ulteriore contenuto. In sostanza, ciò suggerisce che il gioco potrebbe diventare una sorta di servizio semi-live a lungo termine, con qualcosa di nuovo da esplorare almeno ogni 3 mesi. Penso che questo sia un approccio molto sano per i giochi di questo tipo, perché offre ai giocatori hardcore la possibilità di continuare a godere del gioco, mentre allo stesso tempo dà loro un incentivo per tornare a controllare il gioco ogni trimestre. Ritengo che questa periodicità funzioni particolarmente bene, specialmente considerando gli impegni con altri giochi e le varie uscite sul mercato, come per esempio Elden Ring. Come giocatore, oltre che creatore di contenuti, credo che questa periodicità sia fondamentale per mantenere viva l'esperienza del gioco nel lungo periodo. Michael Kaminski ha sollevato una domanda importante riguardo alla risoluzione dei crash su Steam Deck, una problematica che ha interessato alcuni giocatori. La risposta di Thomas è incoraggiante, confermando che il team tecnico sta lavorando su diversi problemi legati alla memoria, suggerendo che il prossimo aggiornamento dovrebbe portare significativi miglioramenti in termini di stabilità del gioco. Riccardo Mazzaro ha sollevato un argomento interessante riguardo il sistema di scambio in multiplayer.
La risposta di Thomas rivela che il team di sviluppo ha sempre avuto l'intenzione di rendere il gioco più inclusivo e variegato, permettendo ai giocatori di esplorare una vasta gamma di ruoli e fantasia di gioco. Il fatto che il sistema di scambio tra giocatori sia già implementato è una notizia promettente, suggerendo che il lavoro sull'aggiornamento multiplayer potrebbe essere già in corso da un po' di tempo. Infine, InGame Actor ha espresso il desiderio di poter preparare del tè e altre bevande da offrire ai suoi amici all'interno del gioco. La risposta suggerisce non solo l'aggiunta del tè, ma anche di birre e altre bevande, offrendo un'esperienza più immersiva e interattiva all'interno delle dimore virtuali dei giocatori. Questo tipo di aggiunta può arricchire notevolmente l'esperienza di gioco, consentendo ai giocatori di immergersi ulteriormente nel mondo di Wicked e di creare momenti sociali memorabili. Ma passiamo ora ad un altro argomento riguardante il sistema di progressione e di leveling. Dopo un'attenta valutazione sul miglioramento del sistema di attributi, è stata presa la decisione di trasformarlo in un albero dei talenti completo. Questo implica che, anziché assegnare solo punti agli attributi durante il livellamento dei personaggi, i giocatori avranno l'opportunità di scegliere da una vasta gamma di talenti ogni volta che avanzeranno di livello. Questo cambiamento potrebbe consentire ai giocatori di creare personaggi con abilità specializzate, anche all'interno dello stesso attributo. È stata inoltre considerata l'aggiunta di punti abilità supplementari per arricchire ulteriormente il sistema. Con un albero dell'abilità, i giocatori potrebbero personalizzare le proprie skill in vari modi, come accumulare effetti, infliggere danni nel tempo o specializzarsi in tipologie di danni specifici, come taglio o fenditure. Inoltre si potrebbe avere la possibilità di adoperare strategie più sofisticate, come l'indebolimento dell'armatura dei nemici. Nonostante queste modifiche, c'è comunque il desiderio di mantenere il sistema di attributi attuale per garantire che i giocatori si sentano familiari con la progressione dei personaggi. Tuttavia, l'introduzione di un sistema di talenti simile a quello presente in Skyrim aggiungerebbe un ulteriore livello di profondità e strategia al gioco. L'elemento chiave sarà avere gli attributi adeguati per sbloccare i talenti desiderati, permettendo così ai giocatori di personalizzare ulteriormente i propri personaggi in base al proprio stile di gioco. In sintesi, questo nuovo e ipotetico sistema offrirà ai giocatori la possibilità di potenziare i loro attributi e contemporaneamente sbloccare talenti che completano la costruzione del loro personaggio. Si tratterà quindi di un equilibrio tra flessibilità e struttura, consentendo ai giocatori di personalizzare i propri personaggi secondo le proprie preferenze, pur mantenendo una progressione coerente e significativa. Ragazzi, che dire, sono particolarmente entusiasta di vedere che ci sia uno scambio di informazioni e di feedback tra sviluppatori e comunità. La cosa mi fa molto piacere perché questa non può fare altro che arricchire lo sviluppo di un prodotto che già di per sé è partito con il piede giusto. Fatemi sapere la vostra a proposito, fatemi sapere cosa ne pensate e cosa vorreste vedere all'interno di No Rest for the Wicked. Noi come sempre ragazzi ci vediamo prossimamente con nuovi contenuti sempre su questo canale. Ciao a tutti!